Grazie, grazie a tutti per essere venuti. Io sono Carmen Terracina, sono la compagna del signor Aldo Presutti, il quale devo dire, con tanto coraggio, perché su quest'isola diciamo che chi si mette in gioco è come se si mettesse un po' sotto l'occhio di persone che non viene visto molto bene. E io voglio fare un appunto proprio su questo e dire: è inutile continuare sui social a disprezzare il mio compagno o me perché stia facendo qualcosa per quest'isola, affinché questa bellissima isola non possa sprofondare. Perché l'isola di Capri è stata definita la perla nel mondo, se ne parla dappertutto. Io, come diceva il signor Attanasio, che si occupa delle politiche sociali, anch'io sull'isola di Ischia mi occupo delle politiche sociali. Perché? Perché purtroppo da ben 8 anni vivo una situazione alquanto disagiata. Una situazione molto molto grave, dove c'entra un po' anche l'isola di Ischia. Perché? Perché l'isola di Ischia non viene vista bene neanche dalle forze dall'alto, dai magistrati, quando hanno portato via la mia bambina da Ischia, a 5 anni e mezzo aveva. Mi ha detto un giudice: dove la vuole portare lei? All'isola di Ischia. Ma che cos'è? Io sono rimasta sconvolta. Vivo su quest'isola e dico che, girando con il mio compagno anche fuori dall'Italia, mi rendo conto che cosa hanno in più rispetto all'isola di Ischia? Niente. Noi abbiamo tutto. Abbiamo la cucina, abbiamo la cultura, abbiamo le bellezze naturali di quest'isola. Ma grazie purtroppo a delle persone che non permettono che l'isola possa riemergere ed essere veramente la perla del Mediterraneo, bensì quest'isola piano piano, come diceva il mio compagno, sta decadendo. E questo porta a un grande pregiudizio ai giovani. Noi dobbiamo pensare al futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, che non possono più sperare di continuare a lavorare sull'isola di Ischia, perché noi, come struttura Solemar, quest'anno abbiamo provato a rimanere aperti fino al 7 gennaio. Ci auguriamo che l'isola di Ischia, insieme al mio compagno, tutti gli imprenditori, perché abbiamo circa, non dico tanto, 250 strutture tra alberghi, pensioni e altre strutture, ma arrivate al 30 settembre, massimo 15 ottobre, chiudono e mandano via tutti. Quindi questo che cosa comporta? Un disagio a tante famiglie. Che cosa porteranno a casa? Cioè, non possono basare la loro vita su un lavoro così precario, di solo 6 mesi l'anno. Ed ecco perché il mio compagno ed io abbiamo avuto questa iniziativa di voler rimanere aperti per dare la possibilità a tutti i nostri collaboratori, perché noi non li definiamo lavoratori, ma sono collaboratori, perché i nostri collaboratori sono il nostro patrimonio più importante. E quindi noi diamo a loro la possibilità di avere un lavoro certo, almeno 10 mesi all'anno. E perché non tutti fare quello che abbiamo fatto noi? Perché non dare la speranza ai giovani di rimanere su quest'isola, di continuare a lavorare, e non che tutti quanti si devono aggrappare alla speranza?
e stare lì nell'ansia di dire: oddio, oddio, siamo arrivati a settembre e adesso che facciamo? E non parliamo poi del disagio dei trasporti, che ho sentito molte persone parlare. Io purtroppo, come vi ho accennato prima, ogni 15 giorni mi metto sul draghetto, vado a Napoli, poi vabbè, arrivo a Roma, e questo ogni 15 giorni sono costretta ad imbarcarmi. Non vi dico in quali condizioni si trovano i nostri draghetti, Caremar, Medmar. Sono delle situazioni allucinanti. Io mi guardo intorno e penso: ma i turisti che vengono sull'isola, partendo già da Napoli, con questi mezzi, che cosa penseranno? Ma dove stiamo andando? Non è certamente un buon biglietto da visita. Sicuramente partiamo con il piede sbagliato. E allora perché, come dice il mio compagno, non affidarci a una società che sia, diciamo, una società che possa dare dei mezzi di trasporto che siano degni di un cittadino, e non andare su un draghetto dove malappena ci possiamo sedere perché i sedili sono tutti rotti, o perché devono risparmiare e quando hanno fatto il boom d'estate hanno buttato dentro migliaia di macchine, dove quando noi scendevamo nel vano, oltre che non c'era una reazione. E quando mi sono trovato a cospetto con un medico che stava insieme a me, mi ha detto: scappi subito fuori, signora Carmen, che qua sotto c'è un tasso di inquinamento CO2 che è talmente alto che porta tumori. E allora di che stiamo parlando? Vogliamo il turismo di alto livello? Incominciamo dai mezzi di trasporto, allora. Incominciamo a modificare questo e poi vediamo di far risalire quest'isola, perché farla sprofondare? Abbiamo delle bellezze naturali, dei parchi stupendi, che anche questi il 15 ottobre chiuderanno tutti i battenti. E tutti gli altri, i negozianti, chiaramente anch'io quando vado nei negozi sento tutti quanti che si lamentano perché non hanno la possibilità di vendere, quindi sono costretta a chiudere, perché non abbiamo un turismo come quello di Capri. A Capri ha aperto addirittura una griff come Chanel, ma qui non abbiamo più negozi. Non diciamo che ci deve essere Chanel, ma non c'è proprio più turismo che possa entrare in qualsiasi negozio anche per spendere 50 euro, perché purtroppo abbiamo una fascia di albergatori che si svendono così tanto e noi non abbiamo più la possibilità di lavorare. Perché noi vogliamo dare un bel servizio, vogliamo far mangiare bene ai nostri clienti, perché la salute è nel piatto. Non possiamo svenderci come fanno loro. Perché dobbiamo arrivare a questi livelli? Noi non vogliamo. Noi vogliamo un personale come quello che abbiamo, che hanno il diritto ad avere almeno assicurati 10 mesi, garantiti 10 mesi di occupazione. Abbiamo un personale alla SPA che sono persone eccezionali, un personale alla reception che meritano tanto, meritano di essere pagati bene. E quindi noi dobbiamo avere per forza un turismo che non possa essere un turismo di massa. E quindi basta con questo turismo di massa, basta con questi prezzi a 30-40 euro, persone che mi dicono un trattamento che lei fa, di un trattamento che stiamo parlando di altissimo livello, io ci faccio una settimana a Ischia. Ma di che cosa stiamo parlando? Allora, le gioiellerie, qui abbiamo il signor Marco Bottiglieri presente, le gioiellerie che fanno? Se uno mi dice addirittura un trattamento non è possibile farlo, perché in altre strutture alberghiere di Ischia con il prezzo del mio trattamento si può fare una settimana. Ma che cosa possono mangiare queste persone? Scusate, penso che voi tutti
la fate la spesa a casa vostra, quindi vi rendiate conto, no? Di che cosa stiamo parlando. E perché un'isola così bella non possa essere all'altezza dell'isola di Capri? Perché? Perché forse ci sono 6 comuni e tutti e 6 sindaci non sono in grado di gestire quest'isola? Allora il mio compagno lo dobbiamo veramente innalzare perché ha fatto qualcosa che a lui alla fine poco interessa, perché sono 40 anni che fa l'albergatore. Potrebbe chiudere e dire: ragazzi miei, arrivederci, grazie, mi dispiace, ho 30 persone, 40 persone che devo mandare in mezzo alla strada. Ma lui questo non lo fa, perché è una persona che ha un grande cuore, ha un animo nobile, e io sono lieta di affiancarlo. Grazie a tutti.